I volontari dell'Associazione Fabio Sassi, che si dedicano all'assistenza domiciliare, fanno parte dell'equipe di cure palliative dell'ASL di Lecco, nel distretto di Merate. I volontari vanno a casa della persona malata, che viene seguita da questa equipe, quando il malato oppure i familiari ne facciano esplicita richiesta. Naturalmente l'opera dei volontari è gratuita. Che cosa fa il volontario, quando va in assistenza domiciliare? Accompagna la persona malata, che vuol dire che facciamo compagnia, ma tutte le volte che è possibile non facciamo solo quello. Cioè noi ci consideriamo compagni di viaggio per un tratto di strada. È un tratto di strada molto importante per la persona malata, consapevole o no, ma di solito dentro di sé la persona malata grave è consapevole e quello che come l'equipe anche noi vorremmo riuscire a fare è farla sentire viva il più possibile per tutto il periodo che ha davanti. Che cosa significa per noi essere compagni di viaggio? Significa stare vicino al malato, ascoltare quello che lui ha da dire ogni volta che ne vuole parlare. Oppure semplicemente stare in silenzio insieme a lui. Se la persona lo desidera, possiamo giocare a carte, leggiamo un giornale, parliamo di un libro, guardiamo un programma in televisione insieme. E quando si presenta un discorso difficile, quello che possiamo fare è dare la nostra presenza, offrire il nostro ascolto attivo. Noi non abbiamo risposte da dare. Però possiamo esserci, stare con la persona, perché di solito vediamo che la persona malata ha dentro di sé le risposte, magari sono nebulose. Si tratta proprio di aiutare queste risposte a venire alla luce. Molte volte la persona malata si trattiene dal parlare liberamente con i propri familiari delle sue ansie, di qualche paura, di qualche dolore che non sia magari il dolore fisico, perché li vuole proteggere, non vuole mettere sulle loro spalle degli altri pesi oltre a quello che già pone la malattia. Il volontario invece, poiché non fa parte del nucleo affettivo del malato, è qualcosa di diverso. La persona malata si sente più libera di parlare con lui, di tirar fuori queste cose che magari non racconta ai suoi familiari. E sappiamo che quando si ha dentro un'ansia, una paura, un'angoscia, se non possiamo, non vogliamo, non troviamo il momento di tirare fuori questa emozione, l'emozione si rafforza e fa più male. Il volontario naturalmente interagisce anche con la famiglia. Le cure palliative, quindi l'equipe che le mette in atto, dà assoluta centralità alla figura del malato, però non dimentica certamente che la famiglia è parte integrante del programma di cura. Il volontario quindi si mette a disposizione per fare delle piccole commissioni, per andare in farmacia, una pratica burocratica, un po' di spesa, oppure se il familiare che accudisce il malato lo preferisce, il volontario resta in casa con la persona malata. E il familiare può uscire per fare quello che deve fare, oppure può andare a sdraiarsi per riposare un momento, o può andare dal parrucchiere se ne sente il bisogno, perché le malattie possono essere lunghe e porre parecchi problemi. Il familiare può stare tranquillo se esce o se va a riposare, perché la persona malata è in compagnia di una persona attenta, di una persona responsabile che sa quello che è lì a fare. A volte ci chiedono come fa la famiglia a fidarsi del volontario, che è una persona che non ha mai né visto né conosciuto. Certo, all'inizio può essere necessario un atto di fiducia, però la famiglia sa che il volontario è una persona ben conosciuta sia dall'associazione che dall'equipe delle cure domiciliari.